che si presenti abbastanza da solo, dai, con il giocatore importante, importante, un padovano, ha accettato con entusiasmo di tornare a casa, ma non solo perché vuole tornare a casa, ma perché ha voglia di darci una mano a raggiungere l'obiettivo che speriamo tutti di poter raggiungere, quindi insomma, lo accogliamo a braccia aperte, viene a sostituire un giocatore della rosa importante, però ne abbiamo preso uno secondo me altrettanto importante, quindi farei parlare lui, dai, perché... Intanto, prima cosa, la sensazione quando poi torni a Padova, hai iniziato qui, i primi passi, poi insomma dopo tanti anni torni, quindi intanto la prima, così, la tua sensazione, l'emozione? Beh, sicuramente emozione, perché comunque tornare a Padova, che poi ho fatto le giovanili, ma neanche tutte, quindi non è una sensazione un po' strana la mia, perché fin da piccolo io ho sempre giocato a Padova, volevo rimanere a Padova, e venivo a vedere Padova e facevo la catapalle, quindi ero proprio un bambino felice. Poi dopo ci sono state delle divergenze, anche date comunque dal mio aspetto fisico, che non interessavano la società in quel momento lì, giustamente hanno fatto ognuno le proprie scelte, quindi ho dovuto lasciare Padova. Poi quando prima di gennaio il mio procuratore col direttore si sono sentiti e il mio procuratore mi ha esposto questa possibilità, non ho neanche mezzo pensato a una trattativa, quindi mi hanno detto guarda, dobbiamo parlare con la Cremona, ho detto fai quello che devi fare, io lascio Cremona, anche perché noi stavamo parlando di un possibile rinnovo a Cremona di un altro anno, perché era in scadenza, e sono dovuto andare dal direttore della Cremonese, che lo ringrazio, Gian Marioli, che mi ha dato la possibilità di dire stop al rinnovo del contratto, e ho deciso di tornare a Padova, assolutamente, ho detto non mi interessa in che modo, fai la trattativa e portami a Padova, e fortunatamente è stato così. Ti ha convinto anche il fatto che vieni qua e sai giocare titolare, perché per il posto di Madonna, che era titolarissimo? Io il mister lo conosco perché ci ho giocato contro diverse volte in B quando era Cesena, e il mister so anche che non c'ha titolari e non titolari, perché ho visto nell'arco del campionato che ha cambiato diverse sfaccettature nella rosa, non sempre hanno giocato gli stessi, Madonna era un punto importante, era un giocatore importante, e gli faccio in bocca al lupo per la pronta guarigione, perché è sempre brutto un infortunio, e gli faccio i miei migliori auguri. E dovrò conquistarmi il posto, dovrò comunque mettermi a disposizione del mister, a disposizione della squadra, e cercare di fare il meglio per poi giocare. Ho trovato un vecchio articolo tuo sul Tirreno, no? In cui parli che sei stato, tra virgolette, scartato dal Padova perché è troppo basso, poi insomma vieni l'altezza e cioè, ti viene a chiedere se forse qualcuno ha avuto una crescita pazzesca. Fa ridere, ma è così, cioè, ero veramente piccolino, giocavo davanti alla difesa, e non so se arrivavo a 1,40 m, e quindi poi Marinestrello giovanile volevano gente comunque strutturata bene fisicamente per poi andare a fare un percorso. In quel momento effettivamente non avevo una struttura da calciatore, e quindi avevano deciso tantissimi ragazzi che facevano i giovanili, potete capire anche voi, insomma, hanno detto guarda, facciamo crescere nella Vigontina, che era la squadra satellite del Padova al tempo. E niente, poi là ho deciso io di andare in un'altra squadra perché non me la sentivo, e sono andato a Riviera del Brenta, a Siedolo. Chi c'era all'epoca del Padova? Fincato. E poi tra l'altro dopo Dolo mi aveva richiamato Fincato per ritornare a Padova, ma da piccolo, sai, testa dura, orgoglioso, ho detto no, preferisco fare un percorso diverso, e da lì mi sono incontrato, me lo ricorderò sempre, a casa mia con Scantamburlo. E da lì mi ha tutti i consigli, non continuare il settore giovanile, farlo il meno possibile e vai a giocare in una squadra, anche se è una categoria inferiore di quello che pensi di valere tu. E da lì sono andato a Trento in Serie D.